Ciao a tutti, sono Vicky e benvenuti ad un nuovo video. Sì, sono ancora in vestaglia, ma noi non ci faremo caso, vero? Oggi wrap up del mese di marzo e andiamo subito a cominciare. Ma prima vi ricordo che se volete supportare il canale potete farlo acquistando i titoli di cui vi parlo o cose vostre a piacere dai titoli di affiliazione Amazon che vi lascio qui sotto nel box info, oppure offrirmi un caffè simbolico tramite il sito Ko-fi che vi lascio sempre qui sotto. Cominciamo! Allora, a marzo innanzitutto ho letto il secondo e il terzo volume della serie Cosa resta degli eroi di Richard Morgan, di cui però ho parlato di tutta la trilogia in un video singolo caricato la volta scorsa, ve lo lascio qui, e quindi non ne parlerò in questo video. Quindi andiamo avanti e ho letto La fame della foresta di Deborah Parisi, che mi è stato un racconto horror che mi è stato gentilmente omaggiato dall'autrice, che tra l'altro è una mia collega a 360 gradi perché è autrice, blogger, insomma, ci capiamo. La storia è ambientata nel 1941 in Finlandia e vede come protagonista una squadra di soldati sovietici che rimane bloccata sulle montagne, al freddo, in mezzo alla neve, e in particolare parla del suo comandante. L'uomo si chiama Victor e lui e i suoi uomini dovranno vedersela con la fame, il freddo, e compiranno una discesa verso la follia, arrivando anche a episodi di cannibalismo, il tutto ulteriormente istigato da entità maligne che sembrano dimorare nella vicina foresta. Si tratta di una lettura molto forte, direi anche agghiacciante, alcune scene fanno veramente contorcere lo stomaco. È davvero interessante vedere pian piano come la follia si infiltri nella mente di questi soldati, il tutto dovuto un po' alle loro condizioni e un po' appunto alla questione soprannaturale. Infatti c'è un po' la mescolanza tra l'orrore per necessità e l'influenza di un'entità superiore, cosa che mi è piaciuta molto. Lo stile dell'autrice è scorrevole, attento, forse un po' asciutto, diciamo che sorvola un po' per esempio sulle descrizioni magari di ambientazione per concentrarsi maggiormente sulla psiche dei personaggi e sul progredire della narrazione, ma direi che per un racconto di questo tipo ci sta. L'ho apprezzato molto, è scritto bene e raggiunge il suo scopo. Peccato soltanto per una mancata o una scarsa correzione di bozze più editing, ovviamente questo non è colpa dell'autrice, comunque da quello che so la questione verrà sistemata e comunque il testo merita ugualmente. Lo consiglio sicuramente agli amanti del genere. Poi ho letto Il chiostro dei dannati di Francesco Merli, una raccolta di racconti gotici horror editi da Saga Edizioni, e non potevo proprio farmela sfuggire questa raccolta perché io adoro questo tipo di storie. I racconti sono tutti diversi tra loro, spaziano tra diverse ambientazioni, diverse creature e anche diverse sensazioni che vogliono trasmettere. Alcuni racconti sono più di atmosfera, come il racconto La sete, dove non succede in realtà niente di particolare, ma riesce a trasmetterti un'inquietudine pazzesca. Altri invece sono più splatter e riescono ad essere un vero e proprio pugno nello stomaco, come viene in mente il racconto La tana del coniglio, che veramente me lo sono sognato la notte, se lo leggi prima di pranzo non mangi più, poco ma sicuro. Alcuni racconti presentano creature fantastiche e misteriose come i licantropi, i vampiri, le streghe. Altri vanno invece ad analizzare la psiche umana e come il vero mostro potremmo essere noi, chissà. Insomma, sono racconti delineati su vari livelli di inquietudine e paura, narrati con uno stile scorrevole e minuzioso, attento ai dettagli. Sono davvero contenta di averlo letto, una lettura da brivido che consiglio assolutamente agli amanti di racconti di questo tipo. L'ultimo libro che ho letto a marzo è stato Le stelle si spengono di Mirko La Monaca, un libro a tematica LGBT Young Adult di questo autore che avevo già affrontato con il titolo Il colore delle nuvole basse. Però, nonostante quel titolo mi fosse già piaciuto, questo l'ho apprezzato molto di più. Il protagonista è Daniel, un ragazzo di 18 anni da sempre innamorato del suo amico fraterno David, ma che non si è mai confessato proprio per il fatto che i due sono come fratelli. A un certo punto David si ammala gravemente e la prospettiva del loro roseo futuro e tutte le loro belle speranze ricevono una violenta e dolorosa battuta d'arresto. Questo libro è struggente, parla non solo di accettazione di sé,
di crescita e del primo amore, temi effettivamente cari a libri sul genere, ma anche della malattia e di lutto in età giovane. In particolare per quanto riguarda il lutto lo trovo un ottimo e bellissimo libro, un po' sulla scia di Danza sulla mia tomba. Il libro in gran parte parla dal punto di vista di Daniel come se si rivolgesse direttamente a David e veramente è tanto tanto intenso. Lo stile dell'autore è molto poetico e se nell'altro libro lo avevo trovato un po' macchinoso per via delle tante ripetizioni, qui la situazione l'ho trovata decisamente migliore. Non so se la cosa dipenda da un miglioramento dell'autore o se io ho fatto il callo al suo stile, o magari perché ho apprezzato di più i temi e i messaggi di questo titolo rispetto all'altro. Fatto sta che lo considero davvero un bellissimo libro di una delicatezza e intensità struggenti, spacca cuore, che consiglio assolutamente di leggere. Peccato che questo libro, come in realtà tutti gli altri di questo autore, non si trovino più. Non so se la casa editrice sia andata fallita, sia chiusa, non lo so se l'autore ha ritirato i suoi testi, fatto sta che non si trovano più i suoi libri e infatti per questo motivo io ho accettato un file digitale che mi era stato mandato da una persona che mi aveva mandato anche Il colore delle nuvole basse e l'ho accettato perché volevo tanto leggere appunto questi libri e non c'era nessun modo di recuperarlo, ma neanche nell'usato, proprio non si riusciva e per questo ho accettato questi file, però veramente peccato. Molto bene, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, se è così dimostratemelo lasciandomi un like, iscrivendovi al canale se non lo avete già fatto e lasciandomi un commentino dicendomi se già conoscevate i titoli di cui vi ho parlato, se vi ho incuriosito su qualcuno o semplicemente dicendovi invece quali sono state le vostre letture del mese di marzo. Vi mando un grossissimo bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!